Tonight I'm gonna have myself a real good time. I feel alive. Che oggi si parte. Col passi speriamo non creino problemi. Obiettivo dichiarato: partire sotto i 4:30 e sperare di tenere così. Se poi va meglio, vediamo. Personale impossibile. Agli altri. Bocca al lupo! Netti dovrebbero essere, come abbiamo confermato l'obiettivo iniziale, direi buona gara, soprattutto comunque immancabile la dedica alla Giulietta. Prima della gara buone, dopo la gara non tanto buone. 3:20 tempo finale in linea con Venezia, quindi molto meglio dello sperato. Peccato perché durante la gara si progrediva addirittura un 3:15, 3:16 potenziale, ma quel che poteva essere resterà si saprà nella prossima vita. Che volevo, una maratona molto utile perché per molto tempo non ve ne sarà altra. No! Eccoci qua, buongiorno a tutti, siamo a Padova. Da Nicola. Roberto. Ciao! Siamo pronti per questa maratona. Sì, perciò sono di nuovo via. Vedremo se Riccardo va meglio sulla volta o viceversa. Ti diamo la mano di bona, che te vinci la mano di figona. Che te vengi male gelato da fino a subito. Lo so già. Siamo qui dopo l'arrivo della maratona di Padova, la mia quarta maratona, tempo finale di 3:42 che mi soddisfa abbastanza. E niente, arrivederci al Bavisello 2011. Sono 2 settimane. Ciao! 3:57 finali, questa è la mia prima maratona dell'anno, nonché della vita. Probabilmente sarà anche l'ultima, vista lo svolgimento della gara, una gara infinita. Ciao a tutti, eccoci qua, abbiamo terminato
questa mezza maratona delle terre del vino, terre di Cervellino, qui a Casarsa, in provincia di Pordenone. Mezza maratona dagli esiti diversi per i tre atleti partecipanti. Che dire, la mia descrizione della gara sarà molto breve, visto che si è conclusa in 1 chilometro, causa un problema muscolare che mi ha impedito di proseguire la mia fatica verso il centro di Casarsa. Devo dire però che ho provato anche delle nuove esperienze in vita mia, quali l'autostop e non so cosa... Sì, ho avuto modo di conoscere la gente del posto, quindi mi hanno raccontato... Interessante. Bene, Giovanni. Beh, discretamente soddisfatto. Col premio, eh? Col premio. Con il premio, con il ecco, premio. Esattamente. E gara tranquilla, dopo Padova le gambe non giravano tanto, però comunque dai, onorevole risultato, aspettiamo le prossime due gare e dopo facciamo un po' di meritato riposo. Ciao, ciao a tutti. Allora Giovanni aveva detto che l'ultimo che arrivava tornava a casa a piedi, quindi l'obiettivo è stato raggiunto perché non sono arrivato ultimo. Diciamo che al 9 chilometro ho tirato un sospiro di sollievo. Con problemi al cronometro. Buon limite gli è arrivato davanti. Limite bravo, davanti. Una, 35, 34. Nella 35. Con Nicola. Nicola un'ora e una. Un'ora e 43, però soddisfatto. Poi anche bella prestazione da parte di Fabio Marchesan, che ha concluso la sua strana oggi sotto le 2 ore. Ha Ma vogliamo parlare anche di Andrea Milanese? Andrea Milanese è arrivato per primo. Ovviamente. Non ha stupito per l'ennesima volta, è arrivato per primo nonostante un calo finale. Dimitri, va sciolto, ero un po' troppo bloccato. Sì, tranquillo, dai. Usa premura.
Milani, mio concittadino, non sono più il podista più veloce di farla, già da qualche tempo. Arriva verso metà gara. Un saluto per Telemon Falcone. Benissimo, benissimo. Dai Eddie, andiamo. Eddie, un passaggio. Dai, dai, forza. Enduro.
saluto tutti voi, ci vediamo ai campi di gara in giro per l'Italia, attenti che guardo la vostra maglia, mi raccomando.